Ma versa anche quelle persone che sono troppo spirituali, che non si occupano di nulla che sia materiale, che sembrano così sempre distanti, apparentemente serafici, o forse serafici, ma che non conoscono l'energeia del mondo, anche quelli hanno un'anima tagliata. E allora qual è l'insegnamento di Massilio Ficino? Uno dei tanti in questo testo, che l'anima deve servire da collegamento tra la parte più alta spirituale, diciamo così spirituale, e la nostra parte corporea, cioè materiale, deve tener presente tutti e due gli elementi e li collega tra di loro. Anima è indispensabile alla nostra vita, riconoscerla. E quando non abbiamo anima, cosa succede quando non abbiamo anima? Per esempio, Dante Alighieri, nella sua Divina Commedia, fa vedere dei personaggi che sono all'inferno e pensate, sono ancora in vita, erano ancora viventi quando Dante scriveva. Che vuol dire? Che erano persone che apparentemente erano vive, ma avendo avuto la loro anima tagliata, quella loro anima è già morta, è già agli inferi, non conta più niente, è prigioniera soltanto nella bassezza più assoluta, nella brutalità più assoluta, nella crudeltà più assoluta. Ecco, capite quindi l'importanza, ecco, e collegare tutto questo, ecco, è stato un colpo di genio di Massilio Ficino, questo grandissimo maestro che letteralmente insieme a Poliziano, insieme a Pico della Mirandola, insieme a Lorenzo il Magnifico, ha letteralmente messo le basi per il nostro Rinascimento, quello che tutto il mondo ci invidia, perché il Rinascimento è nato in questa città meravigliosa e io dico non poteva nascere in nessun altro posto tranne che a Firenze. Perché? Perché Firenze ha un'anima potente in questo senso, in questa direzione. Allora, attraverso Ficino capiamo anche cosa dicevano gli alchimisti. Gli alchimisti, per esempio Arnaldo de Villanova, per esempio Dorneus, per esempio Michele Maier, quando dicevano solve et coagula, ovvero sia l'anima che deve essere l'equilibrio tra questi due momenti, l'elemento corporeo, l'elemento più altamente spirituale, deve essere anche in grado, questo è il punto fondamentale, l'anima deve essere in grado di sciogliersi, dissolversi e andare verso la spiritualità e nello stesso tempo improvvisamente coagularsi e tornare verso la materia. È l'equilibrio tra questi due punti che è il raggiungimento di una profondità e di una sapienza del tutto interiore, un insegnamento immortale dato da Massilio Ficino, che giustamente Thomas More, in questo libro che commenta Ficino, dice che probabilmente Ficino, oltre ad essere un filosofo, è stato anche il primo vero scrutatore della nostra psiche, quindi il vero scrutatore di anime. Erina Noban è stata la nostra regista, Antonella Mastacesi l'assistente dei programmi, e per quanto riguarda la nostra troupe abbiamo Raffaele Cusato l'operatore e il fonico Francesco Simini.